Sai che questa parte di manuale d'Europa è piuttosto movimentata, caro Michele. Ah sì, eh? Eh sì, perché questa è la settimana più movimentata d'Europa. Anzi, si sta chiudendo e con noi è Vincenzo Manco, che è presidente dell'Unione Nazionale Sport per Tutti. Lei l'ha fatta questa mattina, è un po' presto, forse già una scala? L'ha sì. Già percorsa? Assolutamente sì, ho fatto quella per arrivare in ufficio, che è abbastanza alta e impegnativa. Anche di domenica, bravo, bravo. Sì, sì, sì. Ci dà un consiglio per noi mattinieri, insomma, per una cosa da fare, diciamo, appena svegli. Una scala al giorno, secondo i suggerimenti dell'Europa, allora. Sì, oppure come fanno alcuni nostri anziani, noi fra qualche giorno festeggeremo uno dei nostri fondatori della WISP del 48, che compie 90 anni. Lui quando si sveglia la mattina, appena scende dal letto, fa un po' di ginnastica, di esercizi sempre, di ginnastica dolce. Già quello sarebbe sufficiente, diciamo, per tutti. E poi le passeggiate, le scale, tutto quello che si può. Allora, abbiamo detto che la settimana più movimentata d'Europa si chiude oggi, vi abbiamo preso però proprio comincia in qualche modo per i capelli. Ma voi cosa avete fatto? Insomma, è vero che siete andati pure in mezzo ai parlamentari? Ma c'è stata questa iniziativa molto bella alla quale hanno aderito, sì, 22 parlamentari, 15 deputati, 7 senatori, il ministro Poletti e... con un tweet che si fa, diciamo, vedere e rappresentare mentre fa le scale, della Presidente della Camera Laura Boldrini. Quindi c'è stata una grande adesione e anche degli impegni presi nelle interviste a cui hanno partecipato i parlamentari. Quindi molta soddisfazione. Impegni, diciamo, in che senso? In che senso? Impegni a condividere un percorso, un iter parlamentare di una legge per il riconoscimento dello sport per tutti, dello sport sociale, che si è incardinato nella discussione parlamentare, a che questa cosa possa avere un buon fine e possa andare in porto. Sarebbe un avanzamento sia culturale che legislativo di come l'attività motoria può entrare nella quotidianità di ogni cittadino italiano, e questo non è poco, onestamente. Ed era questo lo spirito della settimana voluta dall'Unione Europea, Vincenzo Manco? Sì, perché l'Unione Europea ormai dal 2007, con il famoso libro bianco e con tutta una serie anche di impegni della stessa Commissione, non ultimo il programma sportivo nei fondi strutturali 2014-2020, cui è previsto il finanziamento di progetti che abbiano come, diciamo, obiettivo appunto l'attività sportiva e motoria, si sta impegnando da qualche anno, ma essendo noi italiani, dati anche dell'Eurobarometro, ancora la maglia nera tra la percentuale alta dei sedentari, beh, io credo, insomma, che questo paese ci dà qualche altro dettaglio, cioè come sono? In quelli del nord sono al solito più moderni. Quelli del nord, come al solito, ci danno dei punti, come si dice in gergo sportivo, fino ad arrivare ad una percentuale la più bassa della Svezia, di un 9% di sedentari. 9%. Noi siamo invece con una media europea del 45-46% e con una invece percentuale molto alta nostra del 59, quindi credo che ci sia davvero strada da fare. Ci sono, diciamo, altri compagni di scuola con noi messi dietro la lavagna o no? Ma il meridione d'Europa, diciamo così, il sud d'Europa, quindi la Grecia, il Portogallo, la Spagna, anche se già questi hanno qualche passettino in più, diciamo, rispetto a noi. Chi si deve muovere in questo senso? La scuola, il CONI, chi è che dovrebbe levare? C'è un dato, come dicevo prima, sicuramente culturale, quindi c'è un passaggio adesso di questa riforma sulla scuola che dovrebbe entrare in vigore dal 1° settembre 2015, come si dice, è previsto nell'assunzione al ruolo del numero di insegnanti, anche un intervento di recupero finalmente anche nell'ambito, diciamo, primario delle scuole di un'ora di educazione fisica, quindi questo sicuramente ben venga. C'è la necessità di intervenire appunto riconoscendo, se non altro dando una definizione di sport. In questo paese non esiste una definizione di sport, come invece c'è stata per esempio nel libro bianco cui si faceva riferimento prima, della Commissione Europea, e quindi un intervento legislativo in tal senso, ma soprattutto un'acquisizione, una consapevolezza di ogni cittadino, e quindi dire anche una presa di coscienza nostra, delle associazioni in primis che sono tutti i giorni sul campo, ma dei cittadini che possono acquisire benessere individuale e quindi trasmettere anche benessere collettivo e sociale
utilizzando il proprio corpo per stare meglio. E noi allora faremo sport, glielo promettiamo, Vincenzo Manco, presidente dell'Unione Nazionale Sport per tutti, grazie per essere stato con noi qui a Manuale d'Europa. Noi andiamo a chiusura, Michele, e torniamo al Gattopardo. Anziché l'aforisma usiamo il Gattopardo.